Ok ragazzi, 3, 2, 1, go. Ciao ragazzi, sono sempre io, il boss di Monopattini. Vi faccio vedere cosa ho comperato su Amazon a un prezzo veramente ridicolo, però visto che mi mancava, ho provato. Ovviamente, come sempre, come tante cose che si comprano su Amazon, ogni tanto puoi trovare non la fregatura da Amazon, perché Amazon non frega nessuno. Magari venditori terzi, quindi vabbè. E niente, quindi ho provato e adesso vi faccio vedere il tutto. Poi vi ricordo sempre di iscrivervi sempre ai seguenti canali YouTube, Mondo Elettrico Italia di Facebook e, novità assoluta, canale Instagram, il boss dei monopattini. Ok, bella lì. Adesso vi faccio vedere il tutto e poi basta, così. Nei commenti mi fate sapere. Ok, bene, allora, niente, questa è la scatola, semplice scatola, però praticamente l'ho ordinato ieri sera e oggi è arrivato stamattina, cioè proprio subito, un lampo. Ok, inizialmente ho detto, ma chissà se va sto coso, poi ho provato e funziona, però devo dire che non pesa praticamente niente, cioè peserà forse, ma 5 grammi, 6 grammi. Cioè, praticamente io non so neanche se è vuoto dentro, però comunque adesso vi faccio vedere il tutto, ok? Se nel caso, appunto, avete bisogno, nel senso magari sai, di una cosa in più, ben venga, ok? E basta, niente, guardiamo insieme, vabbè, scatola semplice, ok? Allora, è questa cosa che mi viene, e poi voi mi dite, è ovvio, è un semplice caricatore da 36 volt 42. 36-42, 36 è la carica minima della batteria, 42 è la carica massima, ok? E devo dire che ci sono tutte le indicazioni qua, boh, si vedono. Il peso è praticamente inesistente perché cioè è più leggero dell'aria. Cioè, secondo me è vuoto dentro, non so come faccia a caricare, io l'ho provato, però funziona. Quindi, boh, vabbè, non lo so. Comunque l'ho pagato una schifezzina, cioè proprio pochissimo. Poi vi volevo dire che, vabbè, ovviamente poi, vi ricordate la centralina che ho comprato su Amazon con la dashboard? Vabbè, mi hanno rimborsato, quindi ci ho messo un mese, perché comunque loro devono fare i controlli, perché comunque non lo vendono loro. Ma lo vendono dei terzi, si appoggiano su loro, ma lo vendono dei terzi, quindi è normale. Però devo dire che comunque Amazon, non per fare la pubblicità, perché io non sono pagato, quindi figuriamoci. Però comunque ovvio che se comprate comunque sia su Amazon non ci perdete mai nulla, perché comunque vi rimborsano, in qualche maniera vi rimborsano sempre, quindi chi se ne frega, va bene così. E appunto io questo l'ho preso su Amazon, l'ho pagato 12 euro, 13 euro, però uno in più serve sempre, quindi questo è un caricatore. Questo è un caricatore da 1,5 ampere massimo, vedete? Boh. Che cacchio è qua? Vabbè, comunque 1,5 ampere, 3642, l'ho provato e funziona. Si accende il LED rosso quando si carica e si accende il LED verde quando ha finito la carica, ok? Poi una cosa, se vi capita, attenzione, visto che siamo in argomento, se vi capita di praticamente a questo poi 5,5, vabbè, quella roba lì. Se vi capita appunto di caricare la batteria, attenzione a quello che vi dico perché è molto importante, perché purtroppo le BMS sono un po' traditrici, o magari c'è qualche batteria, qualche stilo che non va più, o carica poco, o carica meno. Allora, se metti caso voi appunto infilate il caricatore per andare appunto a caricare la batteria, va bene? E la batteria, ci sono tanti modi, c'è la batteria. Magari che ne so, ipotizziamo a tre tacche, ok? E a tre tacche, va
voi infilate lo spinotto, qua appare il rosso e fin qua tutto bene, vuol dire che carica, sta caricando. Però se vi accorgete che ne so, da 3 tacchi andare a 5, ipotizziamo, di solito ci vuole un'ora e mezza, due, ipotizziamo, poi diventa verde, allora vuol dire che la batteria è buona, ok? Sempre ipotizzando. Invece, se voi attaccate, avete la batteria a 3 tacche, a 2 tacche, quel che sia, e infilate lo spinotto per caricarla, e ovviamente, invece di passare un'ora e mezza, o passano 2 ore, vi accorgete che passano mezz'oretta ed è già carica, ecco, vuol dire che o la BMS o qualche stilo dentro della batteria non vanno più. Quindi, quando magari poi voi siete convinti, ah cacchio che bella, è bella carica, no, in realtà no, perché voi farete 2 chilometri se vi va bene, e poi boom, vi lascia in mezzo alla strada, perché ovviamente, ripeto, ce l'avrà o la BMS in carico che non carica appunto più, o ci avrà qualche pila, che sarebbero le stilo dentro, che comunque non percepisce meno corrente di un'altra, sono bilanciate sbagliate, appunto perché la BMS bilancia tutto il caricamento delle batterie, ok? E niente, quindi bisognerà testarla e smontarla e guardarla, ok? Quindi appunto vi ho fatto vedere, vi ho detto questa cosa qua. Ovviamente io spero sempre di non annoiarvi, perché se vi annoio prendete il telefonino e andate a vedere Cicciolina, ok? Almeno siete più tranquilli. A parte quello, niente. Poi vi volevo ricordare ancora questa cosa qua. Allora, tanti adesso praticamente stanno regalando i monopattini, cioè li stanno vendendo, perché dicono: io devo fare l'assicurazione, devo fare la targa, bla 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 bla. Ok, però ragazzi, tenete conto che comunque questa è un'opera per far sì che noi monopattinisti, o comunque il mercato del monopattino, sono due le cose: o cresce e comunque uno se ne sbatte e fa sia l'assicurazione che la targa, attenzione, e va in giro lo stesso, o se no cala, sparisce del tutto, perché uno dice: se devo pagare per andare a 20 all'ora, devo pagare targa e assicurazione, non va bene, mi compro lo scooter, che anche è una buona idea, nel senso, ovvio, no? Però con la differenza che con il monopattino comunque io con una ricarica, poi dipende anche la batteria che avete, ok? Io con uno dei miei tanti monopattini, con una ricarica vado in giro 2 giorni, 3 giorni al lavoro. Capite che c'è un bel risparmio. Considerando che un monopattino, per ricaricarlo, ok? Cosa si spende di corrente? 1 euro? 2 euro? 3 euro? E vado in giro 3 giorni? Beh ragazzi, ok, se mettiamo caso ci sarà questa benedetta targa, ci sarà questa benedetta assicurazione, oh, c'è sempre il risparmio, quindi va bene, e poi non si inquina. Detto questo, io ogni tanto chiedo, perché io chiedo e penso, chiedo ai vigili di Milano, provincia, e io le chiedo sempre: ma scusatemi, mi potete dire questa assicurazione del monopattino, se è obbligatoria, da quanto tempo è obbligatoria, se è obbligatoria la targa, se si deve fare, se non si deve fare? Beh, sapete cosa mi dicono? Non lo sappiamo ancora, raga. Quindi voi vi fate spaventare per niente. A me se non concesso che comunque si, ripeto e ribadisco, si dovrebbe fare l'assicurazione. Io ho chiesto al mio assicuratore, se volete vi mando il link e vi fate questa benedetta assicurazione, attenzione. Poi vedete voi, non è che io non ci guadagno niente, cioè ripeto,
L'assicurazione vera e propria del monopattino, attenzione, non la fanno per assicurare il monopattino, assicurano voi stessi, vi fanno un'assicurazione alla persona, ok? Contro terzi, contro terzi. Se io vado addosso a qualcuno o qualcuno mi viene addosso a me, mi pagano, ma non mi assicurano il monopattino, perché il monopattino non ha il libretto, non ha i numeri di telaio, ha i numeri di serie, ma sono i numeri di serie della produzione del monopattino, che sia chiaro. Quindi, e comunque, come prezzo, questa assicurazione costa dalle 70 alle 75 euro all'anno, non di più, non di più. Non vi fate ingavolare, non vi fate fregare. Ma io però ho chiesto, un'assicurazione costa 150 euro, 100... non è vero niente, è una ladrata, quindi mi raccomando, non vi fate fregare. Chiaro? Poi un'altra cosa, dal momento in cui vi assicurano, cioè la persona, comunque per andare col monopattino, il monopattino non è cedibile, dovete guidarlo solamente voi, perché l'assicurazione è intestata a voi. Non è che, ah no, c'è un tuo amico, ah, mi presti il monopattino che devo andare là, fa un incidente. No. Poi si vanno i casini. Quindi l'assicurazione è personale, ma non assicura il monopattino, assicura la vostra persona, che sia chiaro, non vi fate ingavolare per niente. Ok? Il monopattino non ha un libretto, non ha un numero di telaio, ha solamente i numeri seriali del prodotto che hanno costruito. Ok? Che sia chiaro. Per quanto riguarda la targa, ripeto, io chiedo ogni tanto ai vigili, Polizia Municipale, che appunto è la stessa cosa, addirittura anche alla polizia di Stato o ai carabinieri. Niente, proprio si mettono pure a ridere. Ma io non sapevo niente, no. E allora di cosa stiamo parlando, raga? Se poi le cose che voi andate a sentire sicuramente sono media che, o i media che vogliono far paura alle persone, ma godetevi il vostro cavolo di monopattino. Se lo dovete usare per andare al lavoro, va bene. Se dovete andare a fare la spesa, va bene, chi se ne frega, ma godetevi il vostro monopattino. Non fate così che prendete e lo vendete a 2 lire. Ah no, perché poi mi costa tanto di qua e di là. Perché è sbagliata, la concezione è sbagliata. Perché loro lo fanno per spaventare le persone, per ammazzare il mercato dei monopattini. Perché è così purtroppo. Perché loro pensano, ok, noi ci spariamo dentro, targa e assicurazione. Bene, non li comprano più, allora cosa pensano? Bene, allora comprano una macchina nuova, comprano lo scooter proprio elettrico nuovo e di qua e di là. Avete capito perché? Visto che adesso ha preso molto piede il monopattino, fanno questa cosa purtroppo. Ok, quindi voi, comunque sia, se volete fare un'assicurazione, ve la fate contro, cioè, per la vostra persona. E il monopattino lo potete guidare solamente voi, non è cedibile. Ah, me lo fai provare? No. No, ma devo andare qua? No. Che sia chiaro. La targa poi vediamo a gennaio cosa si inventeranno, perché comunque queste cose sono tutte inventate. E comunque, che poi lo dicono nei programmi, bli bla bla, chiacchiere al vento, e comunque, anche se lo dovranno fare, la targa, come le prime targhe dei motorini, dei ciclomotori, okay, che erano esagonali più o meno, okay, erano private, erano assicurate a voi stessi, ok? Aveva 3-4 cifre, 2 lettere, 2 numeri, adesso che cacchio non mi ricordo più. Basta. E allora cosa ci spaventiamo a fare? Ok? Bene, dai ragazzi, questo è tutto. Lo so, da questo sono passato ad un altro argomento, ma mi piaceva dirvelo, quindi godetevi il vostro monopattino. Perché al giorno d'oggi non sanno manco loro cosa devono fare e cosa non devono fare. Ok? Ovviamente non andate in due col monopattino, perché è una follia. Ok? Non andate a 80 all'ora col monopattino, perché è una follia. Sempre io dico che 20 km orari per andare in strada è una cosa che, caro Salvini,
Io ti amo alla follia. Però io vorrei vedere tu con la tua bella macchina, ok? Che paghiamo noi, ovviamente, con il nostro sudore, perché noi sudiamo e andiamo a lavorare, per pagare e per vedere tu che vai con la macchina bella blindata, con la scorta, quello che vuoi. Vorrei vedere se a te ti fanno andare a 20 km/h. Vediamo, cioè, poi voglio vedere, ok? Tu a 20 km/h sicuramente sei sicuro, no? Perché ovviamente con la tua intelligenza far andare le persone a 20 km/h, se cadono non si fanno niente, ok? Caro mio bel Salvini, da 20 km/h a 25 km/h non cambia niente, perché io posso inciampare mentre cammino, sbatto la testa ed è finita la pace. Quindi, le sciocchezze sono, e le favole sono per i bambini, ok? Non per gli adulti. Le favole, Salvini, le puoi raccontare ai bambini di un anno, ma forse non ci credono neanche loro, ok? Quindi, va bene, dai ragazzi, questo è tutto, e bene, dai, ciao. E ci vediamo presto. Mi raccomando, iscrivetevi sempre ai seguenti canali e almeno facciamo crescere il mio canale. E ovviamente, come ripeto, per fare anche questi video non è semplice. Io poi sono una frana, sono una capra, quindi ben venga. Però appunto, a me piace fare intrattenimento e quindi almeno cresce il mio canale. Ok? Bene, dai. Ciao ragazzi e ci vediamo presto. Ciao! Non regalate il vostro monopattino. Godetevi il vostro monopattino. Ciao!